Dici che è una soluzione da continuare per la preolimpica o vuoi cambiare ancora qualcosa? Non riesco a capire se mi prendi in giro parlando così perché fa veramente strano. Ma è uno scontro tra titani. Cercando adesso comunque di semplificarlo un attimo per comunque gennaio test event, bisogna fare 6 attrezzi, quindi ho messo questa parte di slancio, ho tolto una parte di forza dopo i mondiali e adesso vediamo qua il prossimo mese. Oggi sicuramente non era facile perché comunque la forma ancora dobbiamo entrare, ci abbiamo ancora un mese di lavoro per il test event appunto e sicuramente la forma, adesso siamo in fase di carico, tra 2 o 3 settimane dovremo cominciare a sentire diciamo i risultati del lavoro. Dice bene Matteo che, come diceva prima Francesca, siamo impegnati anche noi maschile settimana prossima a Mortara, quindi la condizione non è ancora ottimale. Saremo in forma per Natale quest'anno, visto che dal 27 dicembre inizia questo raduno per questo test event a Londra per cercare una difficile, ma ci crediamo, qualificazione olimpica. Lei sta un attimo lì per favore con Morandi, tienilo un attimo, andiamo a vedere per Chieti la Febbo, altro punto di riferimento della ginnastica ritmica italiana, Federica Febbo dell'Armonia d'Abruzzo. Ecco, io volevo sapere una cosa da Matteo Angioletti, da chiedere a Matteo.